Io sono stata fin da subito dell'avviso che appunto il discorso delle gemme che fa l'antico fosse indipendente dal fatto dalla creazione di nuove linee temporali, che fossero due problemi distinti, e rimettere a posto le gemme, secondo me, non riporta a resettare questi nuovi eventi che si sono creati. Penso anche che per la Marvel sia abbastanza utile, diciamo, inventarsi l'idea dei viaggi temporali e delle realtà alternative. La regola dei viaggi nel tempo di Endgame, dunque, si rifà molto a quella branca della fisica quantistica, che rimanda un po' al discorso del gatto di Schrödinger, no? L'idea degli universi paralleli, il fatto che nel momento in cui un minimo evento cambia una linea temporale, si crea una biforcazione, un po' tipo il film Sliding Doors, no? E quindi la regola temporale di Endgame, in soldoni, è le persone che dal 2023 viaggiano indietro nel tempo possono cambiare solo il loro futuro, non possono modificare il loro passato in alcun modo. Però tutti gli interventi nel passato che vanno ad affliggere la linea temporale creano nuove, come delle doppie punte, nuove biforcazioni del passato. Infatti, uno degli aspetti più contestati in questa sospensione dell'incredulità nel film, e che anch'io ho, davanti a cui ho storto un po' il naso, è il fatto dell'apparizione di Steve anziano alla fine del film. Se ricordate la fine di Ritorno al Futuro 2, Doc viaggia con la macchina del tempo, lasciando Marty nel presente. Noi poi scopriremo che Doc avrà viaggiato indietro nel tempo fino all'Ottocento. Marty, un secondo dopo aver visto sparire Doc, si vede da un tizio sconosciuto recapitare una lettera ingiallita scritta dallo stesso Doc che aveva lasciato scritto dall'Ottocento di recapitargliela in quel dato momento nel tempo e in cui gli si diceva di non cercarlo in pratica perché lui era andato a vivere nell'Ottocento e stava bene lì. Se non erro, più o meno la dinamica era quella. Alla fine di Endgame, dopo che è stato detto che le regole dei viaggi nel tempo di Endgame non seguono quelle simili a Ritorno al Futuro, troviamo una situazione che sembra la stessa, ovvero vediamo sparire lo Steve giovane che si incarica di riportare le gemme dell'infinito nel loro momento temporale. Lo Steve giovane non riappare nella macchina del tempo, tra virgolette. Qualche istante dopo, però, vediamo su una panchina un anziano uomo che scopriamo essere Steve, invecchiato nel frattempo, perché Steve, quello giovane, ha deciso di restare nel passato per passare la sua vita assieme a Peggy Carter, che era il grande amore della sua vita. Questo viola apparentemente la regola nei viaggi del tempo che abbiamo detto, perché abbiamo detto che qualsiasi modifica nel passato non può andare a cambiare. Ritiriamo fuori lo schemino. Se Steve da qua viaggia indietro nel tempo in un dato momento della storia per stare con Peggy Carter, da quel punto in poi dovrebbe crearsi una nuova linea temporale. In questa, Steve, in quella principale, non c'è mai stato uno Steve giovane che si è tornato indietro nel tempo per stare con Peggy. Andando influenzare il passato, anche in quel caso Steve dovrebbe creare una nuova linea temporale. Quindi lo Steve anziano comunque non può essere qua. Lo Steve anziano dovrebbe essere su una nuova freccia e a un certo punto andare usare una macchina dello spazio-tempo e tornare qua per salutare Bucky e Sam, come fa alla fine. Cioè noi lo vediamo seduto su una panchina, però non ha vissuto in quell'universo nascosto, ha vissuto in un suo universo. Cioè, l'unica spiegazione logica, poste le regole del viaggio nel tempo, come le abbiamo viste nel film, è che lo Steve anziano venga da un universo parallelo. Cioè, è l'unica cosa che fissa la trama. E quindi, nella loro storyline non c'è mai stato uno Steve che ha vissuto con Peggy, ma questo Steve invece ne ha vissuto un'alternativa. Diciamo che il film non ti aiuta a pensare questo, anche perché allora, il motivo
logico, per cui secondo me non ti mostrano che lo Steve anziano ha viaggiato con una macchina del tempo, è che avendo visto la scena del film in cui, quando ancora la macchina del tempo non era perfezionata, Ant-Man, usandola invece che viaggiare nel tempo, continuava a invecchiare e ringiovanire, far vedere uno Steve anziano che appariva subito dopo lo Steve giovane, avrebbe portato il pubblico a pensare che di nuovo avesse funzionato male la macchina. Sarebbe stato più difficoltoso per il pubblico capire che invece quello era lo Steve anziano che aveva vissuto la sua vita. Quindi diciamo che razionalmente capisco perché l'abbiano voluto far vedere su una panchina, perché a quel punto diventava ovvio l'effetto Ritorno al futuro, che lui fosse poi vissuto nel passato assieme a Peggy e fosse nel frattempo invecchiato. Però diciamo che il difetto del film è che se sei uno spettatore attento te lo devi un po' spiegare da solo sta cosa, cioè dirti Steve avrà viaggiato nello spazio-tempo e non ci è mostrata questa cosa, però è così, è l'unica spiegazione logica, ed è andato in quel momento ad aspettarli mentre il se stesso del passato scompariva. Pochissimi giorni fa è uscito il trailer di Spider-Man Far From Home, che è un trailer abbastanza spoileroso rispetto agli eventi di Endgame. Addirittura è un trailer che dà elementi in più rispetto a Endgame, perché nel trailer viene detto che lo schiocco di dita di Thanos, non si sa quale, lo schiocco di dita, non si sa quale dei vari schiocchi di dita che abbiamo visto, presumibilmente il primo. Oppure anche, come dicevo prima, può essere lo schiocco di dita che ha distrutto le gemme dell'infinito nel nostro presente, ha generato una serie di universi paralleli. Quindi appunto andiamo nel campo della fisica degli universi paralleli e da questo momento in poi fa capire che dopo Endgame si aprirà questa nuova linea narrativa del multiverso, che esisteva già nei fumetti, in cui appunto esistono più Iron Man, più Spider-Man, eccetera, eccetera, e che però finora non si era vista. Questa cosa è molto interessante perché molti si sono chiesti, per esempio, come sia possibile che nelle serie TV annunciate per Disney Plus, per la piattaforma che la Disney sta per aprire per fare concorrenza a Netflix, alcune delle serie annunciate riguardino personaggi che in realtà abbiamo visto morire nell'MCU, nella serie principale. Per esempio, è stata annunciata la serie WandaVision, che sembra un'offerta della Vodafone, un abbonamento della Vodafone, WandaVision, quindi chiaramente sulla coppia, che abbiamo visto coppia romantica formata da Scarlet Witch e da Visione. Solo che Visione noi l'abbiamo visto morire alla fine di Infinity War, non per lo schiocco di dita, ma è stato proprio seccato da Thanos fisicamente e non è ritornato in vita in Endgame, ovviamente. Quindi a tutt'oggi non sappiamo come sia possibile che ci sia una serie TV su Visione nel momento in cui l'abbiamo visto morire. Sarà una serie prequel? Chissà. Oppure c'è chi pensa che comunque la coscienza di Visione abbia fatto in tempo a essere salvata durante Infinity War da Shuri, che ha cercato proprio di mappare la sua coscienza alla fine di Infinity War, e quindi ci sia un modo comunque di ricostruirgli un corpo a un certo punto. Ovviamente, però, il caso più succoso e interessante per un sacco di fan, tra cui la sottoscritta, è il destino di Loki. Loki è stato uno dei primi personaggi per cui è stata annunciata una serie TV sul canale Disney Plus ed è stata annunciata prima dell'uscita di Endgame, ma dopo l'uscita di Infinity War. E in Infinity War noi abbiamo visto Loki ucciso malamente da Thanos, anche lui, all'inizio di Infinity War. Quindi molti si sono chiesti com'è possibile, sarà una serie prequel anch'essa sulla gioventù di Loki? C'era chi diceva che è un po' improbabile perché dal momento in cui Loki sviluppa, diciamo, un antagonismo morale rispetto al fratello, da quel momento in poi noi sappiamo tutto di Loki. Quando ha regnato su Asgard non l'abbiamo visto per quei 4 anni, però ha regnato con le sembianze del padre Odino, quindi non si tratterebbe proprio del Loki che conosciamo, anche fare una serie su quel momento. Tutti gli altri momenti sono stati toccati,
il periodo precedente a il primo Thor, Loki, non era un personaggio particolarmente negativo, aveva ancora un rapporto decente con la famiglia, per cui in teoria è anche improbabile che sia una serie super prequel sulla sua infanzia, anche perché questo comporterebbe un recasting dell'attore. Chiaramente Tom Hiddleston non potrebbe interpretare un Loki troppo giovane, cioè si vede anche adesso Occhio quando interpreta Loki adesso che ha qualche annetto in più rispetto a quando ha fatto Loki la prima volta, che sembrava proprio uno sgarzellino. Quindi, appunto, molti prima dell'uscita di Endgame avevano pensato che nel film in qualche modo sarebbe tornato in vita Loki. E quindi questo avrebbe concesso la possibilità di andare avanti insomma, con la serie su di lui, ambientata comunque nel futuro. A molti non piaceva l'idea perché Loki l'abbiamo già visto morire 3 volte e resuscitare 2 volte, per cui che resuscitasse ancora la terza volta diventava un po' una ripetizione. Secondo me, in Endgame hanno avuto la soluzione più intelligente di tutte, ovvero hanno accontentato tutti per una volta. Però quell'accontentare tutti che non è tipo dare un contentino a ogni parte, ma trovare una soluzione logica al problema. Ovvero, Loki, come lo conosciamo, è rimasto morto. Però il fatto che Loki abbia, tra l'altro Loki di Avengers, quindi quello che è più popolare per il grande pubblico in assoluto, quello, il Loki del primo Avengers, è quello che ha fatto innamorare il pubblico del personaggio di Loki. Quindi il Loki del primo Avengers, quando lui era ancora un villain, non era ancora un personaggio grigio, era un personaggio in quel momento era proprio il villain del film, era un personaggio negativo al 100%. E il Loki della fine di Avengers è riuscito a scappare. Potenzialmente questo potrebbe generare l'universo alternativo in cui si ambienta la serie su Loki. Per me è relativamente plausibile la cosa. Quindi il Loki di Infinity War è morto. All'inizio del film, redimendosi, tra virgolette, è stato ucciso da Thanos. Però un Loki un po' più giovane di qualche anno, che appunto era il villain di Avengers, è riuscito a scappare con il Tesseract e quindi potenzialmente ad avere una sua storyline indipendente dal 2012 al 2023, quasi 10 anni di vita alternativa in un certo senso. Questi danno molta più soddisfazione perché hanno la testina. Guardate che carina. Quella era l'epoca in cui non avevano le sopracciglia, erano veramente tenere. Scusate. Allora, dicevamo, sì, adesso vado nel campo della mia speculazione, però uno dei fumetti che io preferisco su Loki e che ci starebbe sul cacio, come il cacio sui maccheroni per Tom Hiddleston, è un fumetto che è stato pubblicato in Italia, è un numero unico, con il titolo Thor e Loki, fratelli di sangue. La cosa interessante è che questo volume in inglese si chiama solo Loki, è un volume solo su di lui, quindi si chiamerebbe esattamente come la serie TV, ecco. Ed è appunto una storia autoconclusiva. Si rifà a un canone un po' più antico del personaggio Loki Marvel. Nei primi fumetti su Loki, Loki era descritto come un personaggio che era al contrario di Thor in tutti gli aspetti, addirittura aveva un aspetto fisico brutto, respingente e precocemente invecchiato. Era proprio, sembrava appunto quei personaggi shakespeariani alla Shylock o Iago, no? Nel fumetto Thor e Loki, fratelli di sangue, anche il titolo italiano è bello, si basa su una realtà alternativa. Le realtà alternative vengono anche proprio citate nel corso del fumetto come una sorta di verità storica inconfutabile e viene proprio detto esistono più Loki, esistono più universi, in alcuni universi Loki è lo zio di Thor, in alcuni universi Loki è il fratello, in alcuni universi succede questo, in alcuni universi succede quello, però il destino di tutti i Loki è ineluttabile ed è quello mitologico, insomma, adesso non entro nel merito perché non ci interessa direttamente, però è affascinante.
come si ricolleghi anche a ciò che Thanos dice nel film Infinity War a Loki, perché a un certo punto, proprio all'inizio del film, gli dice una cosa del tipo: tu cerchi, era un tu, diciamo generico, però parla a Loki, cerchi di evitare il destino e il destino arriva comunque. Nel trailer di Infinity War era molto accentuato il fatto che sembrasse proprio parlare di Loki e il fatto che il suo destino sia ineluttabile. E, è interessante perché i puntini coinciderebbero anche rispetto al discorso che dicevo prima, che comunque anche Loki che ruba il Tesseract nel 2012 sarebbe comunque destinato a vederselo sottrarre da Thanos a un certo punto, quindi quel momento nel tempo sarebbe abbastanza simile tutto sommato, però appunto avrebbe questi 10 anni di intermezzo in cui potrebbe avere una sua storyline alternativa. Tornando a noi, perché questo volumetto potrebbe essere molto adatto per Tom Hiddleston? Perché Tom Hiddleston fu scelto da Kenneth Branagh nel primo Thor anche per la sua esperienza recitativa e comunque di studi verso la scrittura di Shakespeare. Pensando Kenneth Branagh che Loki avesse un'impostazione come personaggio estremamente shakespeariana, aveva proprio scelto un giovane. Dovevano per forza scegliere un attore che potesse almeno sembrare più giovane di Thor, essendo il fratello minore, e quindi avevano scelto Tom Hiddleston, che veniva comunque da un'esperienza shakespeariana e adatto comunque questo tono abbastanza al personaggio, intervallandolo al lato un pochettino più ironico, un pochettino più slapstick, però insomma il peso drammatico del character c'è sempre stato. Fratelli di Sangue non è una storia Marvel action, è una sorta di storia introspettiva su Loki. Come dicevo, si basa già di per sé stessa su un universo alternativo rispetto ai fumetti. È una sorta di quello che nelle fanfiction viene chiamato what if. E qua già si alza un'antenna. In questo what if del fumetto ci si chiede in pratica cosa succederebbe se Loki fosse riuscito a governare Asgard e a imprigionare il fratello. Nei film abbiamo avuto una versione un po' più all'acqua di rose di Loki che governa Asgard ed è anche tutto sommato un re benevolo, tra virgolette, perché quando impersona Odino non è propriamente un tiranno. L'abbiamo visto più che altro organizzare spettacoli teatrali. Insomma, non mi è sembrato che il popolo fosse così oppresso. Però, appunto, andando nel campo delle realtà alternative e pensando a un Loki più cattivello, appunto, questo plot sarebbe molto interessante da esplorare. Nel fumetto troviamo un Loki nella versione brutta e sfigata, meno figo, insomma, di quello dei film, che si ritrova finalmente sul trono di Asgard. Il presupposto del fumetto è quello, la citazione di Oscar Wilde, no? Quando Oscar Wilde dice l'unica cosa peggiore di passare la vita senza ottenere mai quello che si desidera è ottenerlo, perché nel momento che ottieni quello che desideri perdi il senso della tua stessa esistenza. Loki si ritrova in questa situazione. Regna su Asgard, è il re di Asgard, non particolarmente amato. Tra l'altro nel fumetto ha un cattivo rapporto, ancor più che con Odino, anche con la figura materna, a differenza che nei film, quindi è proprio solo. In questo fumetto lui riflette su come l'unica persona con cui ha avuto un rapporto affettivo forte, che gli ha sinceramente voluto bene nel corso della sua vita, l'ha escluso, è proprio la persona che si è ritrovato a odiare di più, cioè suo fratello, che si trova in catene nelle segrete e che è condannato a morte. Quindi lui ha avuto la rivalsa nei confronti dell'odiato fratello, però nel contempo ha dei flashback in cui si ricorda che paradossalmente questo fratello così invidiato è l'unica persona che l'ha fatto veramente sentire apprezzato, l'ha fatto sentire ben voluto, che gli ha voluto bene in modo veramente incondizionato. E quindi c'è questo bellissimo conflitto nel volume che a me sembra molto di marca shakespeariana e che vedrei benissimo per un Tom Hiddleston che ho sempre visto più portato, insomma, a interpretare il Loki introspettivo piuttosto che il Loki
action, il Loki, da film appunto dinamico, no? E trattandosi di una serie TV, tratto di una miniserie, immagino, di 5-6 episodi, secondo me è un plot che si presterebbe tanto. Per una serie di ragioni, appunto, per la tipologia di attore che è Tom Hiddleston, si presta perché permetterebbe anche di giustificare nella storia l'assenza di Thor in scena, perché Thor è nelle segrete, praticamente è quasi invisibile in questa sorta di romanzo grafico, appare solo in alcuni momenti, ma ha i capelli sul viso, quasi riconoscibile. Si incastrerebbe anche bene perché appunto è un what if, cosa succederebbe se Loki avesse quello che vuole? E potrebbe essere il Loki del film Endgame, quello che se ne fugge con il Tesseract. Ipoteticamente magari torna ad Asgard e grazie al Tesseract riesce a prendere il controllo e appunto imprigionare Thor, la dinamica con la madre. Probabilmente sarebbe diversa, visto che comunque nei film fanno vedere che ancor più che con il fratello aveva un bel rapporto con la madre, che addirittura in quanto strega è colei che gli ha insegnato la magia. Però, appunto, al di là di questa piccola variante, direi che secondo me potrebbe essere una direzione bella da intraprendere, magari con dei cambiamenti, avendo come alternativa che appunto il destino di Loki sia comunque quello di andare incontro a Thanos a un certo punto, che non so se apparirà nel telefilm, però insomma potrebbe essere paventato. Quindi in realtà non è che sia una mia previsione vera e propria, è più una sorta di mia speranza. Io sono anni che mi piacerebbe tantissimo vedere interpretato questo fumetto, questo volume da Tom Hiddleston, anche se appunto lui non rispecchia il physique du rôle dell'Loki del fumetto, però secondo me dal punto di vista interpretativo potrebbe dare molto e sarebbe anche un congedo molto bello per il personaggio e per l'attore che l'ha reso famoso a livello nazionale popolare, insomma. Non so quanti minuti ho girato, quindi non so se sarà in un unico pezzo il video, se sarà diviso in due. Però direi che appunto l'argomento che mi ispirava di più relativo al film Endgame sono riuscita a sviscerarlo più o meno come e quanto volevo e a questo punto non mi resta che mandarvi un nacio, smettere di giocare con le action figure e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!